Amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in Valfurva, abbiamo lasciato la macchina al rifugio Forni perché la meta della giornata sono i 3256 metri del rifugio Casati e per arrivarci passeremo anche dal rifugio Pizzini. I più fedeli iscritti al canale si ricorderanno che siamo stati qui già 2 anni fa quando Benny mi aveva portato a fare il sentiero glaciologico dei Forni, che poi era stata la sua tesi di laurea, e avevamo fatto tutto un bel giro ad anello. Trovate il video sul mio canale YouTube. Oggi giro diverso, praticamente saliamo dalla parte in cui eravamo scesi l'altra volta. Siamo forse un po' pazzi ad essere qui oggi perché è Ferragosto, però per cercare di non trovare troppa gente abbiamo anticipato la partenza in modo tale da essere qui presto, quando c'era il parcheggio ancora praticamente vuoto. Per raggiungere la nostra prima meta della giornata, ovvero rifugio Pizzini, posto a 2700 e passa metri di quota, stiamo seguendo il sentiero numero 555. Altro non è che una mulattiera che sale neanche troppo in modo ripido verso il rifugio, quindi facilmente percorribile. Ci passano anche i fuoristrada che fanno da navetta. Dopo circa un paio di chilometri neanche che si entra bene nella valle, si apre questo bellissimo scenario e si vede sia il Gran Zebrù che la nostra destinazione di oggi, cioè il rifugio Casati. È pieno di marmotte qui. Ce n'è una là, enorme, e stanno lì ferme perché non c'è nessuno. Bello, bello, bello. Fanno il solarium praticamente. Sì, è il primo sole questo, quindi. Il primo sale che andiamo a mangiare adesso all'arteggio. In ombra è difficile farvelo vedere, però noi l'altra volta arrivando dal ghiacciaio abbiamo fatto un sentiero che passa lì un po' a mezza costa, taglia e poi porta al rifugio Pizzini. E comunque partire presto, come sempre, si sta rivelando la scelta giusta perché per ora non abbiamo visto molte persone e ci stiamo godendo per bene tutta questa natura, quasi tutta per noi. Ci sono un sacco di marmotte, le avete viste prima, ci sono tante vacche al pascolo che se ne stanno qui belle beate in alpeggio a respirare aria buona e mangiare l'erba buona per fare il formaggio. E dopo poco meno di 5 km e poco più di 500 metri di dislivello siamo arrivati al rifugio Pizzini. Un'immagine bellissima perché ha alle spalle il Gran Zebrù. E adesso ci fermeremo, facciamo una piccola sosta, siamo più o meno a metà percorso dal punto di vista del dislivello e poi ricominceremo la salita. Dal rifugio Pizzini partono tanti sentieri interessanti. Uno di questi, secondo me, è quello che porta al passo Zebrù, lo vedete là in cima, a 3000 metri, e quindi in Val Zebrù, e volendo al rifugio Quinto Alpini, altra bellissima escursione che potete trovare sul mio canale. Quella su là è la nostra destinazione, noi saliremo per un sentiero che passa lì sotto una volta finita questa strada. Dal rifugio Pizzini in avanti verso il rifugio Casati il sentiero diventa il 528. Ora qua ci sono due possibilità per salire al Casati. La strada più tracciata è il sentiero 528, altrimenti c'è un altro sentierino che vediamo che con qualche tornatino sale un po' più verticale per la montagna, ovvero su di qua. Noi però decidiamo di fare quello ufficiale 528, che poi è anche segnalato dal cartello. Questo ultimo pezzo va su bene, siamo quasi a 3000 metri, non manca molto, siamo proprio sotto al rifugio. Gli ultimi metri c'è anche qualche corda di sicurezza.
ci siamo, stiamo scollinando, qualcosa mi dice che a brevissimo vediamo anche il rifugio. Eccolo, ci siamo. Rifugio Casati raggiunto con circa 1100 metri di dislivello dalla partenza, però avendo qui proprio a portata di mano anche la cima Solda a solo mezz'oretta in più, ho deciso di raggiungerla così da poter vedere il panorama anche da lassù, sperando di fare in tempo prima che venga coperta da quei nuvoloni. Sarà circa un 3003. Per raggiungerla, piccolo passaggino su neve, per fortuna in piano, niente di che, e adesso sto facendo il sentiero in salita per raggiungerla. Anche cima Solda raggiunta, 3376 metri, una vista spaziale davvero, a queste quote c'è sempre una vista meravigliosa. Sono stato su poco perché comunque tirava una bella arietta e poi non mi andava di lasciare Benny troppo da sola, quindi ho fatto un po' di foto, un po' di video e adesso me ne torno in giù, lei è proprio qua sotto. E vediamo di trovare un posticino dove metterci a mangiare i nostri panini. Panino con formaggio che non può mai mancare. Però avevo finito il pane di segale, quindi ho dovuto ripiegare su dell'arabo. Vabbè, me lo faccio andare bene lo stesso. Buon appetito! Piccolo salto temporale, siamo scesi al Pizzini e lì una birretta è stata d'obbligo. Niente torta perché vediamo un po' di nuvoloni all'orizzonte anche dietro di noi, quindi meglio non perdere troppo tempo. Stiamo ritornando per la stessa strada fatta all'andata, volendo ci sarebbe anche il sentiero alto. Se volete vedere com'è andate a cercare il video che ho fatto 2 anni fa sul ghiacciaio dei forni, che a scendere non avevamo fatto quella variante lì. Per quanto riguarda il giro di oggi, per arrivare fino alla cima Solda io ho fatto 1300 metri di dislivello e quindi considerate 1100 per arrivare fino al rifugio, qualcosina in più. Per quanto riguarda i chilometri non ve lo so dire adesso perché stiamo ancora tornando, comunque in questa immagine che state vedendo in sovraimpressione vedete tutti i dati utili. Per quanto riguarda il rifugio invece, è un rifugio che in teoria doveva essere dismesso e abbattuto già l'anno scorso, poi non ho ben capito che cosa è successo perché non l'hanno ancora fatto. Comunque credo che se voi vedete questo video e ci andrete magari l'anno prossimo, i prossimi anni, molto probabilmente o non troverete questo rifugio o magari ne troverete uno nuovo in costruzione in una posizione un pochettino più sicura di questo, che iniziava a essere un po' decadente, credo anche per colpa del ritiro dei ghiacciai, ma comunque ha anche la sua età, perché se non erro è stato costruito nel 1900, negli anni 20, ecco. Ad ogni modo a me questo giro è piaciuto tantissimo perché, come sapete, raggiungere queste quote e addirittura trovare delle strutture non capita tutti i giorni, quindi sono molto contento di com'è andata la giornata. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, questo qui è il mio tag Instagram, se vi va seguitemi anche lì, iscrivetevi al canale e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video.